volontà di questa amministrazione era quella di valorizzare il centro storico, dare dignità a questo luogo e dare dignità anche ai lavoratori. Sinora i servizi sociali erano in pochi uffici all'interno del palazzo di città. Oggi avranno un palazzo qui di prestigio nel centro storico, perché è giusto riportare gli uffici qua, è giusto dare vitalità, è giusto dare maggiore attenzione sia a voi che lavorerete oggi qui in sinergia anche con due assessorati, perché questo sarà il luogo di due assessorati, non solo l'assessorato al welfare di Claudia Loria, ma anche la sede istituzionale del vice sindaco Daniela Storino. Il trasferimento di funzioni nel centro storico ha un valore importante per una città, ecco perché abbiamo voluto dare un segnale, ed è solo l'avvio, perché questo sarà il luogo anche della cittadella del volontariato, quindi delle tante associazioni che vorranno in qualche modo confrontarsi, unirsi e dare un valore aggiunto alla città, e nascerà qui anche il centro antiviolenza legato alla Fondazione Roberta Lanzino. Siamo ben felici di questa apertura alla città, perché non è soltanto il luogo dove voi lavorerete, ma sarà il luogo dove riusciremo ad accogliere le istanze di tanti cittadini. Il welfare, il sociale è un settore molto delicato, e attraverso gli uffici che ringrazio, il personale che ringrazio, perché il vostro lavoro è delicatissimo, sono certa daremo risposte ancora più concrete in un luogo che ha anche maggiore possibilità di ricevere, di dare delle risposte, e per voi anche più dignitoso. Ora saliamo su e andiamo a vederlo. Assessore Loria, dunque da oggi lei ha uno splendido ufficio sul centro storico di San Giovanni in Fiore, quindi diciamo si lavora con più passione, con più disponibilità, o mi sbaglio? Esatto, questa amministrazione ha voluto dare un valore aggiunto a quello che è proprio il servizio del welfare, quindi dei servizi sociali. Servizi sociali che sono fondamentali per il bene del cittadino e per tutta la comunità. Inoltre in questo ha voluto dare un'importanza anche a questo palazzo storico, riaprendo le porte e quindi collocando qui il welfare. In questo palazzo non si troveranno soltanto i servizi sociali territoriali, ma bensì ci sarà anche l'equipe multidisciplinare, dotata comunque di assistenti sociali, di educatori e di psicologi, quindi un team formato da tutti questi professionisti che daranno una mano e saranno a contatto comunque con le persone. Ecco, che cosa pensate di fare a breve scadenza? Allora, sono tante e tanti gli obiettivi che ci siamo prefissati, sicuramente uno di questi era proprio la valorizzazione e lo spostamento dei servizi sociali qua nel centro storico, e come primo passo è stato fondamentale per rivitalizzare tutta quanta la comunità. Inoltre si andrà avanti comunque con l'apertura della cittadella del volontariato e con lo sportello antiviolenza in collaborazione con la Fondazione Roberta Lanzino. Questo per dare sia un valore aggiunto e per dare importanza a tutte le associazioni che si spendono ogni giorno per la comunità stessa. E per quanto riguarda lo sportello, l'apertura dello sportello antiviolenza, questo per dare comunque un contributo a tutte quelle donne che sono vittime di comunque violenza maschile. Sindaco, da oggi Palazzo Romei, questo palazzo storico di San Giovanni in Fiore, diventa sede, una succursale del municipio. Però intanto gli amministratori tendono a concentrare le attività, lei invece stavolta decentra, come mai? C'è la volontà di valorizzare il centro storico. Parliamo di un palazzo qui nella piazza principale della città di San Giovanni, un luogo sinora non utilizzato, che da questo momento invece sarà sede non solo dei servizi sociali, ma anche di due assessorati, della cittadella del volontariato, del centro antiviolenza. Riteniamo importante valorizzare il centro storico attraverso
le funzioni che noi possiamo dare, quindi utilizzare e avere a disposizione degli uffici vuol dire dare vitalità, dare vivacità, non solo dare servizi, ma soprattutto andare a riqualificarlo e a riprenderlo. Un centro storico che è molto bello, ma che era proprio, ecco, privo di servizi, privo di persone, ed oggi invece non solo con il personale, ma che con tante persone che frequenteranno questo palazzo, daremo veramente vigore e una nuova vita al centro storico di San Giovanni. Ecco, dunque sarà sede per fra il suo ufficio, il vice sindaco e l'assessore all'assistenza. Abbiamo voluto non solo trasferire gli uffici, quelli del settore welfare, dando anche dignità lavorative allo stesso personale, che ringrazio per il lavoro anche delicato che portano avanti, ma sarà anche sede istituzionale, proprio con l'assessorato al welfare e servizi sociali Claudia Loria, e anche la sede istituzionale del vice sindaco. Questo vuol dire, ecco, dare un segnale forte al centro storico. Ecco, però sindaco, c'è il problema del parcheggio. Questa piazza ha un divieto H24 che non viene rispettato, una piazza che non può contenere 23 auto come capita ogni qualche pomeriggio, la sera. C'è qualcosa che bisogna pure essere un po' severi nel dire che non è un luogo di parcheggio. Allora, la piazza sono i luoghi che bisogna vivere però a piedi, sono i luoghi della socialità dove non bisogna parcheggiare, quindi noi quello che chiederemo e che chiediamo è che la piazza diventi luogo, ecco, del passaggio, del passeggio, il luogo della socialità, non certo il luogo del parcheggio, per i quali invece, non solo per il personale ma per tutti coloro che dovranno in qualche modo accedere al palazzo, abbiamo un parcheggio che è quello di Piazza Livorno, proprio qui nelle vicinanze, quindi quello che si chiede ai cittadini è anche di avere rispetto dei luoghi, quindi di frequentarli e di fruirli, ma in base anche a quelle che sono le loro funzioni, quindi in questo caso la piazza da vivere a piedi, Piazza Livorno da utilizzare come parcheggi.